Qual è un bilancio di questo 2023, anche ovviamente in relazione all'andamento della delittuosità qui nel capoluogo pugliese? Ma se guardiamo i dati statistici, ci sono degli elementi positivi da considerare. Da questo punto di vista vorrei sottolineare qualche dato importante che testimonia proprio lo sforzo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari sul piano della prevenzione. Nel 2023 sono state proiettate sul territorio oltre 42.000 pattuglie. Teniamo presente che il Comando Provinciale di Bari ha una copertura su tutti e 41 i comuni della provincia di Bari. In risposta a più di 250.000 richieste di intervento pervenute alla nostra centrale operativa. Vorrei sottolineare anche che i carabinieri hanno proceduto nel 2023 per l'84% dei reati complessivamente denunciati alle forze di polizia. È un dato anche questo in aumento rispetto all'80% dello scorso anno. Sul piano dell'azione di contrasto, lo sforzo si è diretto essenzialmente su due fronti: il contrasto ai reati predatori, che come dicevo poc'anzi maggiormente incide sulla percezione di sicurezza dei cittadini, da un lato, dall'altro il contrasto alla criminalità organizzata. Sono stati più di 200 gli arresti per reati connessi con la criminalità organizzata e voglio sottolineare anche l'importante sforzo finalizzato a sottrarre i patrimoni illeciti ai clan, che negli ultimi 3 anni ha consentito di recuperare oltre 180 milioni di euro.